Questo palco non basterà, esattamente come non basta questa piazza, per contenere tutto il popolo che è voluto venire qua, l'orgoglio italiano per Matteo! Grazie di cuore. Prima di cominciare è stata ricordata da Maria Giovanna Maglia, viviamo un momento storico particolare in cui c'è qualcuno che ritiene che l'eroina dell'Italia sia la signorina Carola. Io preferisco ricordare una grande italiana con le sue parole, preferisco ascoltare con gioia, orgoglio e emozione la grandissima Oriana Fallaci. Difendere la propria cultura in Italia sta diventando peccato mortale. Intimiditi dall'impropria parola razzista, tutti tacciono come conigli. Da noi non c'è posto per i muezzin, per i minareti e i falsi astemi, per il fottuto chador e per il ancor più fottuto burka. E se ci fosse io non glielo darei, perché equivarrebbe a buttar via Dante, Alighieri, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, il Rinascimento, il Risorgimento e la libertà che abbiamo bene o male conquistato, la democrazia che abbiamo bene o male instaurato, il benessere che abbiamo indubbiamente raggiunto. Equivarrebbe a regalargli la nostra patria, l'Italia, insomma, e io l'Italia non gliela regalo, no. Io sono italiana, la mia lingua è l'italiano. Quando ascolto l'inno di Mameli io mi commuovo a udire quel Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta. Parapà, parapà, parara, pa, 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 pa. Mi viene il nodo alla gola. Non mi accorgo nemmeno che come inno è abbastanza bruttino e che lo suonano quasi sempre male. Del resto il nodo alla gola mi viene anche a guardare la bandiera bianca, rossa e verde che sventola. Siamo morti per quel tricolore, Cristo! La mia Italia è un'Italia ideale, quella che io sognavo da ragazzina. Un'Italia seria, intelligente, dignitosa e coraggiosa. Un'Italia meritevole di rispetto. Quello che avevo da dire l'ho detto. La rabbia e l'orgoglio me l'hanno ordinato, la coscienza pulita me l'ha consentito. Ebbene, io penso che come abbiamo fatto bene a dimostrare la concretezza al governo, abbiamo fatto più che bene ad abbandonare questo governo quando ci hanno certificato che il taglio delle tasse non l'avrebbero mai fatto, perché poteva aspettare. L'unico modo per far ripartire questo paese e ridare speranza ai nostri figli è abbassare le tasse a chi lavora e chi produce adesso. Adesso. Altro che questi saranno mica normali. La tassa sulle bibite zuccherate, la tassa sugli affitti, la tassa sulla diesel Euro 3, Euro 4. Come se chi in questa piazza ha un'auto, un furgone Euro 3 o Euro 4 fosse un simpatico nostalgico che non compra la macchina nuova perché ci gode ad andare in giro con la macchina vecchia. Forse chi ha l'Euro 3 e l'Euro 4 ce l'ha perché non ha i soldi per comprare la macchina nuova o il trattore nuovo o il furgone nuovo. E solo un cretino può pensare di tassare questi italiani. Per A. Giuseppi,
faccio rispondere da Luigi Einaudi, non da Salvini, che è brutto e cattivo. Luigi Einaudi, con quello che scrisse sul Corriere della Sera, che allora era il Corriere della Sera, nel 1907, che i contribuenti combattano una incessante battaglia contro il fisco, un secolo fa, è cosa risaputa. Ed è nella coscienza di tutti che la frode fiscale non potrà essere considerata come gli altri reati finché le leggi tributarie rimarranno quali sono, vessatorie e pesantissime. Qual è la soluzione? Ridurre le aliquote per indurre i contribuenti a miglior consiglio o per ridurre il premio alla frode. L'unico modo per combattere l'evasione fiscale non è lo Stato di polizia, ma è abbassare le tasse agli italiani. Altri sistemi non ne esistono. Solo un cretino può pensare di combattere l'evasione fiscale perseguitando il commerciante, l'artigiano o la partita IVA. Noi questo lo faremo tornando al governo. Quella di oggi è una piazza che guarda al futuro. Le Leopoldine e gli incontri di Zingaretti, di Conte e di Di Maio guardano al passato. Si stanno scannando da un mese. Oggi ho letto sul Reale la Boschi che ha denunciato il PD è il partito delle tasse. La Boschi. Ma eri nel PD fino all'altro ieri. Qua bisogna stare velocissimi e attenti, perché escono e entrano dal PD come se fosse un istituto di cura. Esce Renzi, entra la Boldrini, esce Tizio, entra Caio. L'unica cosa che non mollano è la poltrona. L'unica certezza è quella. Noi oggi non siamo pochi. Noi oggi siamo una marea umana dotata di testa, di cuore, di fede, di anima, di cervello. Io vi chiedo di portare da domani in avanti nelle piazze italiane, nelle scuole, negli ospedali, nei negozi, sui treni, la certezza che noi riprenderemo per mano questo splendido paese senza aspettare gli ordini che arrivino da Berlino e da Parigi per dare ai nostri figli l'Italia che ci hanno lasciato i nostri padri e i nostri nonni. Bella, orgogliosa, libera, sovrana, viva il futuro, viva Piazza San Giovanni, viva la Lega, viva l'Italia, viva la libertà e la democrazia. Grazie, grazie, grazie di cuore. Per voi, per i miei figli e del mio paese, se serve, do anche la mia vita. Grazie a tutti. Vince sempre la squadra e non si vince mai da soli, che l'abbraccio di questa piazza fosse anche per Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, perché insieme si vince.